abbiamo deciso di fare una chiacchierata dove io svolgerò il mio ruolo migliore, perché dice tu c'hai il doppio incarico, segretario e presidente del consiglio, ma come sapete il mio sogno è conduttore televisivo, quindi io intervisterò Roberto Giachetti, il prossimo sindaco di Roma, Roberto Giachetti. Diamo la solidarietà a Giorgia Meloni, perché una che va in campagna elettorale e si trova Salvini che vuol mettere il pedaggio sul grande raccordo anulare, diciamo domani attenzione a Salvini, questo mi sembra evidente. Ne abbiamo scoperta un'altra, perché mentre andavo, che dovevo partecipare dalla D'Urso, sono arrivato con il treno e passava un pullman di un candidato della Lega, un pullman della Lega, della campagna elettorale della Lega, e c'è scritto "Ho fatto un sogno, Milano Capitale". E gli ho detto guarda, c'è qualche contraddizione. Mi sento costantemente ripetere l'onestà, l'onestà, l'onestà. Ora, l'onestà ha due sfaccettature. Dichiararla, e questo lo possono fare tutti. Fino a Dio c'è qualcuno che può anche averla dimostrata, questa onestà. Perché essere onesti, sono buoni tutti a dirlo. Poi ti devi misurare con il potere, ti devi misurare con la responsabilità, ti devi misurare con la paura quando firmi una cosa perché ti trema la mano, perché non sei sicuro fino in fondo che l'architettura di una delibera sia stata giusta. E non hai ricevuto neanche una telefonata per il compleanno dalla Procura della Repubblica, dalla Corte dei Conti, per favore, io posso dire che oltre ad averla dichiarata, l'ho anche dimostrata. Perché noi dovremmo essere più orgogliosi e fieri di ciò che facciamo. Che il PD è fatto a livello amministrativo e politico e consigliario di 50.000 persone. Oh ragazzi, è la legge dei grandi numeri. Qualcuno che ne combina qualcuna c'è. Perché noi ci sentiamo dire onestà, onestà, da gente che governa in 17 comuni su 8.000 e ha casini nella metà dei comuni in cui governa. E bisogna smetterla di avere questo atteggiamento e tirate fuori l'orgoglio. E quando si va in mezzo alla gente si va a testa alta, perché noi siamo il PD. E che cavolo. Totti o Spalletti? Beh, mi sembra che un toscano e un romano stiano bene insieme. Funzionano. Purtroppo a me sono andati via in 4 mesi le due persone che di riferimento più importanti. Mio padre è scomparso a dicembre, a gennaio, rimosso, e lui è andato via adesso. E ho sempre detto che a me mio padre mi ha insegnato che cos'era l'onore, e Marco mi ha insegnato cosa vuol dire moralità e integrità, e la comunità radicale mi ha insegnato cosa vuol dire moralità e integrità, e ovviamente attenzione per le parti più fragili, più deboli. Sono grato dal segretario del PD per il fatto che il Partito Democratico ha messo in piedi la candidatura che per me è oggettivamente la candidatura migliore a Roma. Ed è la candidatura di uno che conosce la macchina comunale, che conosce la politica e che crede nel valore della buona amministrazione.